Un cordiale buonasera a tutti i nostri telespettatori e alle nostre telespettatrici. Torna Dottor Wisp, che più che una puntata di una trasmissione televisiva è un vero e proprio servizio medico che la Wisp Abruzzo e Molise mette a disposizione di tutti gli sportivi, di tutti gli sportivi Wisp e non Wisp, soprattutto di tutti coloro che hanno qualche problema che noi speriamo di affrontare ed insieme a voi risolvere o quantomeno diciamo metterci una pezza. E con noi questa sera la dottoressa Donatella Stanziani, specialista in malattie infettive ed esperta in malattie respiratorie. La dottoressa Stanziani, che ringrazio per la grazie sua presenza, svolge l'attività presso la clinica Spatocco di Chieti, che sì, conosciamo ahimè un po' tutti, perché è una delle cliniche alle quali ci rivolgiamo per i più diciamo per le più differenti necessità. Qual è la mansione che la dottoressa svolge? Dove la possiamo trovare all'interno della clinica sì, Spatocco? Io lavoro presso la medicina della clinica Spatocco, sia come medico di reparto che sia come specialista in ambulatorio di pneumologia e di fisiopatologia respiratoria. Un'amica della WISP, in quanto svolge anche un'attività di libero professionista presso Omnibus Salute, esatto, che ricordiamo essere partner proprio specifico di questa trasmissione, certo, abbiamo detto che la troviamo presso la pneumologia ed è qui che andiamo a lanciare quello che è l'argomento della puntata di oggi, che è l'asma, una malattia molto diffusa, devo dire anche molto diffusa tra gli atleti, e poi ne parleremo. Spieghiamo, come facciamo sempre, che cos'è l'asma e soprattutto quali sono le cause che la determinano. Certo. L'asma diciamo, nel corso degli anni ha avuto diverse definizioni e diverse praticamente revisioni di queste, della definizione proprio di asma. Attualmente quella su cui noi ci basiamo è la definizione di asma, risale al 2015 dalle linee guida GINA, che praticamente sarebbero le linee guida internazionali per la definizione di asma e poi anche per diagnosi terapia, ed è diciamo una patologia abbastanza eterogenea su base assolutamente infiammatoria, che si esprime, si manifesta con dei sintomi caratteristici come per esempio i sibili espiratori, la tosse, l'affanno, quello che noi chiamiamo la dispnea, e la costrizione toracica. Andiamo a vedere allora nel particolare cosa accade quando un soggetto va a contrarre l'asma, che cosa proprio succede nel dettaglio? Nel dettaglio, ecco, diciamo che in un paziente praticamente affetto da asma bronchiale, praticamente i suoi bronchi, essendo di uno spessore, soprattutto la parete dei bronchi, essendo di uno spessore superiore al normale, come si vede in questa fotografia, il confronto tra un bronco normale e un bronco asmatico, praticamente c'è una riduzione del diametro del bronco, spesso anche dovuta a questa infiammazione cronica e alla presenza di espettorato, di escreato nel bronco, e quindi praticamente il paziente avverte praticamente l'affanno, la tosse e i sibili espiratori che li avverte non solo il medico quando va a visitare il paziente, ma lo stesso paziente quando ha la crisi asmatica accusa, lamenta questi fischi, questi sibili durante il normale respiro, che non è più ovviamente normale. Si sente parlare anche al di fuori di un reparto di pneumologia sempre più spesso di asma, e quindi andiamo a capire quanto sia diffusa questa malattia, che forse è una delle più diffuse nel mondo, oltre che in Italia. Certo, infatti l'asma bronchiale praticamente con gli ultimi dati che poi vengono dati solitamente tipo dall'Organizzazione Mondiale della Sanità oppure praticamente dai diversi studi scientifici, colpisce diciamo quasi 300 milioni di persone nel mondo, quindi diciamo che la malattia respiratoria più frequente. Una enormità, 300 milioni di persone, significa veramente una patologia disseminata dovunque. Disseminata, assolutamente. C'è da dire che nel corso diciamo dell'evoluzione e anche degli stili di vita
praticamente l'asma, cioè l'asma bronchiale, essendo molto spesso associata a una condizione anche di allergia, è diventata particolarmente frequente soprattutto nei paesi ovviamente molto industrializzati. Infatti l'asma, come si vede, è molto frequente soprattutto nei paesi anglosassoni, dove sono anche diffuse queste patologie spesso associate all'asma, come l'atopia, che sta a significare proprio la presenza di allergia, e l'iperreattività bronchiale. Quello che salta anche all'occhio proprio da questa diapositiva è che i bambini sono affetti per il doppio per quanto riguarda gli adulti, cioè il 10% dei bambini addirittura è affetto da asma bronchiale. Questo succede perché praticamente i bambini e anche gli adolescenti, praticamente, essendo in fase di crescita e avendo quello che si dice un sistema immunitario in evoluzione, praticamente in differenziazione, possono essere ovviamente più atopici e più allergici rispetto alle persone adulte che invece hanno un sistema immunitario praticamente già formato, e quindi possono sviluppare in base a questo questa atopia, questa allergia, l'asma, ovviamente quando sono piccoli, rispetto a una persona adulta. Quali sono, diciamo, gli strumenti per riuscire a fare una diagnosi di asma oggi come oggi? Ma principalmente, praticamente, a parte la clinica e a parte ovviamente la visita da parte del medico, anche il medico di base, non solo praticamente dello specialista, oltre alla clinica abbiamo uno strumento abbastanza semplice adesso di largo impiego, che è lo spirometro, praticamente, che è una macchina anche portatile, infatti si usa anche nei centri, diciamo, sportivi, sì, nelle medicine del lavoro, in altre. Infatti lo conosciamo, gli atleti lo conoscono tutti, perché è proprio una delle fasi della visita di idoneità sportiva, che quindi serve anche eventualmente a diagnosticare l'asma. Esatto, perché praticamente noi andiamo a misurare l'espirazione del paziente in maniera forzata, praticamente. Certo. È uno strumento che va a misurare dei volumi respiratori durante l'espirazione forzata. I principali volumi che si vanno a misurare praticamente durante l'espirazione sono la capacità vitale forzata, che sarebbe diciamo il volume espiratorio totale dopo un'ispirazione, e poi c'è il FEV1 o il VEMS, che praticamente sono dei volumi sempre espiratori che si vanno a misurare al primo secondo dopo un'espirazione praticamente forzata. Nel momento in cui, purtroppo, ahimè, l'esame spirometrico ci dovesse dare un esito asmatico, dobbiamo porre un rimedio. Quali sono oggi le cure per questa malattia? Praticamente, come tante altre patologie, per l'asma anche adesso ci sono tantissime terapie. Una volta c'era solamente la classica aerosol terapia, che quindi si doveva per forza essere muniti di un apparecchio per fare aerosol. Adesso invece ci sono dei broncodilatatori con dei dispositivi abbastanza semplici e comodi per praticamente somministrare il farmaco per via inalatoria, perché comunque la terapia principale dell'asma è la terapia topica. Certo. Cioè praticamente con delle polveri o con degli spray che il paziente deve respirare, e che serve praticamente per andare a dilatare questo bronco che nel paziente asmatico è invece costretto. La terapia asmatica pone un rimedio oppure, diciamo, giustifica una convivenza con questa malattia? Ma l'asma, essendo una malattia praticamente in alcuni casi cronica, nei pazienti, diciamo, abbastanza adulti spesso può diventare cronica, e come dice lei praticamente si può avere questa terapia cronica per tutta la vita. Però, come stavamo dicendo prima, nei pazienti abbastanza piccoli, nei pazienti giovani, dove spesso sono legate a delle condizioni di allergia o di atopia, spesso è una patologia che può durare alcuni anni praticamente, quindi la terapia verrà fatta solo per alcuni anni, e poi quando il paziente sarà rientrato completamente nel suo benessere, la terapia può essere sospesa. Quindi l'asma è una malattia dalla quale si può anche guarire, possiamo dire. Certo, certo.
nel momento in cui c'è un reflusso gastroesofageo, possiamo pensare che ci sia una relazione tra l'asma e il reflusso gastroesofageo? Sì, perché l'asma praticamente è stata associata ad alcune patologie correlate. Spieghiamo che cos'è il reflusso gastroesofageo. Il reflusso praticamente è, come dice la parola stessa, è il reflusso di materiale gastrico, quindi principalmente praticamente succo gastrico, che si può avere praticamente tornando dallo stomaco. Può risalire questo succo gastrico sia a livello dell'esofago che sia arrivare a livello delle alte vie respiratorie. Quindi può esserci una relazione. Può succedere che praticamente il reflusso in un paziente che ha un reflusso gastroesofageo abbastanza importante, questo reflusso possa scatenare un attacco asmatico, come anche l'attacco asmatico può essere scatenato in alcune condizioni, come possono essere anche delle infezioni intercorrenti, come può essere un'ostruzione nasale cronica, oppure come possono essere anche le emozioni, tipo una risata, un pianto, qualcosa di questo, in alcuni soggetti può scatenare un attacco asmatico. Abbiamo detto e dato anche un po' di serenità ai bambini per quanto riguarda la cura dell'asma, perché può anche guarire, ma per quanto riguarda invece i soggetti adulti, devono imparare a convivere con questa malattia oppure possono sperare che con gli anni possa essere curata? C'è da dire questo, che praticamente i vari studi che sono stati fatti, diciamo che nei soggetti adulti affetti da asma, se il paziente effettua correttamente la terapia e vengono modificate tutte queste condizioni che possono scatenare l'asma, si possono avere anche dei periodi molto prolungati di benessere. Fermo restando che poi abbiamo anche delle condizioni di asma molto grave, dove invece il paziente è costretto a fare la terapia per tutta la vita. Ad ogni modo, la terapia pone un serio rimedio alla convivenza con l'asma, certo. Oppure la qualità della vita scade? Dobbiamo dire che nei pazienti con l'asma grave indubbiamente la qualità della vita scade, perché sono dei pazienti che spesso non è sufficiente il semplice broncodilatatore, ma devono ricorrere spesso e volentieri anche a delle terapie sistemiche, cioè delle terapie prese sia per via orale o anche addirittura per via endovenosa, quando hanno delle crisi asmatiche molto importanti. Tutto questo ci pone uno scenario che sembrerebbe stridere con il mondo dello sport. Ed invece la buona notizia che andiamo a portare è che l'asmatico può e deve probabilmente fare sport. Sì, certo. C'è da dire questo, se noi parliamo di sportivi praticamente che svolgono la loro attività per via agonistica, quindi stiamo parlando spesso di persone giovani, quindi se queste persone giovani sono affette da asma, allora è più sicuro che hanno un asma associato a una condizione di allergia, e quindi, come abbiamo detto prima, praticamente solitamente come crescono, come il sistema immunitario si matura, anche l'asma tende praticamente a regredire, se non a scomparire. Ma possiamo consigliare al soggetto asmatico di fare sport o sarebbe un errore? No, possiamo consigliarlo, anche perché dobbiamo dire questo, che se noi parliamo sempre di soggetti che fanno sport in maniera agonistica, in questi pazienti praticamente l'attività sportiva, l'esercizio fisico è la regola, quindi certo. Non è praticamente che è la prima volta che stanno facendo attività sportiva e quindi non è che rischiano praticamente l'attacco asmatico. Esatto, mentre invece ovviamente se parliamo di un soggetto asmatico che vuole iniziare praticamente a fare sport, allora in questo caso dobbiamo dire comunque al paziente di fare terapia e quindi di iniziare gradualmente l'attività sportiva, quindi con il riscaldamento, come ovviamente voi sportivi certamente ci insegnate. Insomma, abbiamo dato delle
meno buone, ma anche delle buone notizie questa sera per quanto riguarda gli asmatici, la cura, la convivenza con questa patologia. Ovviamente cerchiamo sempre di fare lo sport perché sembra veramente che faccia bene a tutti. E ringrazio tutti per averci seguito, ovviamente la dottoressa Donatella Stanziani in primis per averci dato lumi sull'asma e sulle varie patologie. Vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Dottor Whisper.